Che sia da computer o da dispositivi mobili, la nostra vita è sempre più connessa, spesso a discapito della privacy. Prepotenze tra pari, diffusione capillare in rete di frasi, insulti che offendono la sensibilità di giovani ragazze, per lo più ragazzi omosessuali. E il cyberbullismo, un fenomeno che in maniera quasi del tutto incontrollata ogni anno colpisce numerosi ragazzi che, il più delle volte per paura o vergogna, tendono a nascondere o sottovalutare l'accaduto. Si è parlato di questo durante l'incontro al Palatenda dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Galileo Galilei, organizzato dalla Polizia di Stato assieme al dirigente scolastico Loredana Schillaci e al magistrato del Tribunale per i minorenni Gabriella Tomai. Il primo dei 6 appuntamenti con gli studenti del biennio delle scuole superiori. Un'iniziativa, ha spiegato l'ispettore superiore Salvatore Falzone, durante l'incontro che ha visto la partecipazione di 150 docenti dell'istituto e numerosi studenti accompagnati dai loro genitori, per sensibilizzare questi ultimi ad un uso consapevole per la gestione dei casi di prepotenze online nel sistema scolastico. Oggi io parlerò coinvolgendo docenti e genitori, perché sono le agenzie primarie dell'educazione. Ovviamente il convegno, così lo chiamiamo, cyberbullismo, ma non è solo cyberbullismo. Parliamo di sexting, di grooming, pericoli della rete in generale. Vogliamo pure, nel dare autoconsapevolezza ai ragazzi nell'uso del ICT, vogliamo pure sviluppare un percorso critico verso i social e verso tutto ciò che è il mondo del web. Per fare questo ci serve coinvolgere anche i docenti, perché questo percorso ovviamente non può concludersi in un'ora, in 2 ore di incontro, ma deve proseguire in un lasso di tempo più ampio. Che questo fenomeno è una patologia della comunicazione fra i ragazzi, perché il bullismo in fondo non è altro che un travisamento dei meccanismi funzionali di comunicazione, quindi una comunicazione socializzante diventa una comunicazione antisociale, perché crea queste figure di vittima e di carnefice. Il problema del cyberbullismo è relativo semplicemente al fatto che la modalità privilegiata di comunicazione dei ragazzi, dei giovani oggi, è una modalità molto spesso indiretta, perché è proprio mediata dai supporti tecnologici. Quindi da parte dei genitori, degli insegnanti e degli educatori bisogna entrare in questo mondo anche della rete, per aiutare anche i ragazzi a muoversi con sicurezza, con serenità, così come anni fa si muovevano nelle piazze calciando un pallone, oggi devono anche sapersi muovere nella rete con serenità.